carissimi amici, bentornati su Briciole di Storia. E questa è una briciolona colossale che ingrandisce sempre di più. Aspetta che adesso parte la cavalcata proprio. Meno famosa di Star Wars, meno nota di Star Trek, ma però comunque ce la ricordiamo benissimo. Spazio 1999. Cos'era successo? Anzi, aspetta, ma di che cosa parliamo prima di tutto? È un libro? È una videocassetta? Se abbiamo una musica che tanto già ci distruggeranno il video per i copyright. Come partenza sarebbe un modellino. È un model kit, sì. Lo apriamo e lo mostriamo? Lo apriamo e lo mostriamo. Lo mettiamo un pezzettino, così, giusto per far vedere di che cosa si tratta. Poi lo guardiamo meglio. È da chittare, quindi dice no, montare. Dicevamo, spazio 1999. Intanto faccio io questo, lei va davanti. Che poi le spiego un paio di cose. Il 99 è nel futuro, però dobbiamo andare indietro in modo che il 99 sia il futuro. Sì, esatto. E facciamo un film di fantascienza ambientato nel 99. E c'è una base spaziale sulla Luna, ci ricordiamo c'è una base spaziale sulla Luna, ma sfortunatamente per questi esploratori, astronauti, la Luna devia dalla propria orbita e si perde nello spazio. E se ne va. E causando delle devastazioni sulla Terra, questo piccolo evento, il nostro satellite se ne va, però loro vanno via, insomma, con una base solida. Eh sì, ma sono perduti nello spazio per sempre. Sì, ma non sono perduti in un'astronave, hanno un intero piccolo pianeta disabitato, ma hanno una base all'interno con tutte queste aquile Eagle Transporter. In questo caso è un'aquila non da combattimento, è un'aquila da trasporto. La serie del 75, dal 75 al 77 è una serie inglese, erano due stagioni, hanno fatto 48 episodi. Io ricordo Peter Landau, che gli attori erano tutti un po' attempati, nel senso avevano una certa età. Rispetto a oggi, in cui i telefilm comunque hanno un'età media molto bassa, Spazio 1999 si differenziava proprio per l'età matura dei più protagonisti. Esperti, più capaci, esperti, e più sì, sì. Alcuni addirittura vecchi, già vecchi. Io mi ricordo il medico, di cui non ricordo il nome, questi ciuffi laterali, che era già vecchio. E, tranne Maya, che musa ispiratrice di una generazione. Maya era stupenda. Non come qualcuno dice, una, io preferivo la ma no, l'abbiamo mandato, c'avevi 20 anni, guardare quella, ma c'aveva 50 anni. Tu hai un gusto personale. Va bene, il model kit in sé in realtà è una ristampa di qualche decennio dopo, perché è degli anni 90, però ci serve per parlare di comunque una generazione, perché è una ristampa della IMAI, ciò che fece negli anni precedenti. Qui vediamo che questa è la testa dell'aquila, che dove c'erano all'interno i piloti, e questa è, attenzione, la base dell'aquila, quindi anche qui aggiungendo la due teste è un buon più di 20 cm di model kit, non che ovviamente va a correre. La scala, non dichiarano la scala perché non esiste, non esiste. Ma però potrebbero addirittura ipotizzarla. Naturalmente possiamo consultare il manuale per saperne di più e tutte le dettagliate istruzioni in modo da capire meglio di che cosa si tratta. Qui abbiamo anche gli assi e le gomme delle ruote, quando poggiava poi usava, no aspetta, no, perché lei non è una delle ruote, no, ma qui c'è la sciccheria. Allora, è composto da due parti, sì, questo uno ricordo. È lo scheletro si sgancia e poi c'è il container. Ma qui all'interno del, mi fa vedere che all'interno del container si posizionano le ruote per farlo scorrere. Il container ha le ruote. Quando viene poggiato, poi è come se fosse un realmente il container di un camion. Bello, bello, e mi riporta indietro nel tempo a quando vedevamo questi telefilm, e adesso rivedendoli sembrano un po' ingenui, un po'. Per certe cose sì. Con una qualità video discutibile, ma a quel tempo sembrava invece. Era anche molto più serio, a differenza di Star Trek, in cui comunque il capitano Kirk aveva sempre la battuta pronta, e per quanto Spock fosse serio, comunque gli scappava anche lui di partecipare a questo scambio di battute. In Spazio 1999 era proprio seria la cosa, ma allora erano, cioè la gente moriva, la gente, e tecnicamente allora erano nei guai, mentre Star Trek è andiamo a esplorare come siamo coraggiosi e viva e viva, questi qui erano che se la cavavano nonostante la catastrofe. Anche loro temi importanti, mi ricordo una puntata addirittura sulle religioni, sulle divinità, sulla guerra, sull'abbandono, veramente importanti, lo ricordate in tanti sicuramente. Ecco, non ho mai visto UFO, di cui mi parlano veramente bene, dovrò aggiornarmi. È una serie degli anni 70, anche quella di cui magari un giorno parleremo. Nel frattempo salutiamo i nostri amici. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere un like, andare su Facebook anche, perché siamo su Facebook.
Lì rispondiamo più facilmente ai messaggi, quindi se scrivete qui rispondiamo, ma su Facebook più facilmente ancora. Sì. E quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a un prossimo video. Perfetto. Ciao a tutti!